quello che hanno testato, che secondo me è sempre molto interessante. Cominciamo da Lina Vermulle. Ma voi ci giocate all'otto? No, se alzi la mano chi ha giocato all'otto? Nessuno. Ma chissà, forse io ci Lina, un gioco antico, mi piace. Lina, invece, a proposito dei numeri di questi provini, che sono stati tantissimi, che te ne pare? Che hai trovato qui? Mi pare che il livello sia alto, perché pigliate questa frase per quello che significa. No, è vero, il livello è alto. Dovremmo fare molto più cinema, questo non c'è dubbio, se ne fa poco, pochissimo, e come giustissimamente diceva. Non scrive più nessuno per il cinema. Il vero problema è questo. Io chi di voi scrive una cosa per il cinema? Una, due, tre, quattro, Ma chi vuole fare l'attore? Ecco. No, no, è importantissimo scrivere, ragazzi. Vedi, il termometro del centro sperimentale. No, no, ma è davvero molto importante. Anche chi non l'ha fatto mai deve provare a scrivere per il cinema, scrivere in generale, poi se è il caso. Lina, quindi il consiglio è che magari per una prossima volta possono venire anche con qualcosa di scritto autonomamente. Non è un consiglio, è un ordine. È un ordine. È un ordine, scrivete male, vabbè, però scrivete, perché ragazzi, io non vorrei dire una banalità, però la dico, il futuro siete voi, sono, come si dice, cavoli vostri. Io gli augurerei di essere anche il presente in generale, però a questo punto volevo sentire anche, non so, come continuiamo, Carlo, che hai trovato a livello anche di generazioni diverse, ragazzi e ragazze? Allora, ho visto che con te hanno fatto dei provini anche, insomma, non dei giovanissimi, quindi la curiosità di trovare anche un carattere o comunque un personaggio chissà diverso da quello che ho trovato dei ragazzi. Io ho trovato dei ragazzi molto preparati, che si sono preparati in maniera molto seria, l'hanno presa seriamente, anche se sportivamente, perché era francamente complicato fare un provino qua con uno che entra, che esce, con la musica d'altra parte, insomma anche un problema di concentrazione, però anche se in condizioni, diciamo così, un po' precarie, ho visto sicurezza, concentrazione, soprattutto voglia di far bene, quindi serietà. Molti di loro, quasi tutti, sono stati molto seri. Alcuni di loro hanno, secondo me, un'attitudine notevole, qualcuno notevole, per poter fare la professione dell'attore. Insomma, quindi c'è da pescare in questo caso. No, assolutamente, tant'è che io ho chiesto a Roberto di mettermi da parte voglio tutti i CD di queste giornate, anche di quelle che non ho potuto vedere. Hanno fatto Lina, ha fatto Daniele, perché vedrai i miei giustamente, perché mi possono venire delle idee, ci possono essere dei ruoli, ci possono essere delle valide chance, perché ho visto dei ragazzi veramente in gamba, sì, anche meno giovani o anche giovanissimi, però ho visto la serietà, ecco, non ho, l'improvvisazione ne ho vista pochissima, però la maggior parte hanno. Quindi sono io che ringrazio tutti, c'è sempre un po' il dispiacere che purtroppo deve vincere uno. Se fosse per me io avrei fatto 6 premi perlomeno, avrei detto guarda, il primo è premio, però non si può fare. Allora abbiamo fatto una menzione speciale, un paio di menzioni adesso non so qua. Ecco, già cominciare a svelare però, qualcosa. Però, Io faccio il finalissimo, non avevo dire ancora. Però. Sono felice per chi ha vinto, mi dispiace per un'altra persona che magari poteva avere una chance uguale, mi dispiace anche per l'altra, ma che si deve fare? Poi alla fine andiamo avanti a maggioranza. Però complimenti a tutti voi veramente, perché avete stati... Siamo in grado di farci siete stati in un gioco avete dimostrato veramente tanta professionalità e questa non c'è sfuggita, quindi manterremo questi CD e
per chi si è comportato benissimo e anche per chi si è comportato bene, ma magari ha una faccia, un viso interessante. Ci siamo io, Lina, Daniele e ci abbiamo anche noi, i nostri amici registi, e sapremo dare le nostre dritte su quello che di buono abbiamo visto e ascoltato. Bene, io credo che siete stati non solo attenti, sì, ma curiosi, perché mi sembra che la vostra curiosità, per quello che ho sentito anch'io, mi sono affacciata. Perché c'è bisogno soprattutto di tirare fuori qualcosa di nuovo, perché c'è anche bisogno di un cambio generazionale. Avviene chiaramente all'inizio con piccoli ruoli, piccole cose, cioè, però quando c'è materia poi l'attore cresce all'istante, certo. Perché la regista che lo vede e poi gli piace. E da due diventano 5, 7, 8 cose, capito? Quindi il materiale ce n'è secondo me. E allora l'importante è rompere il ghiaccio, e secondo me vogliamo passare a Daniele, sentiamo, ce l'ha il microfono, sì. Lo puoi tenere. Allora Daniele Lucchetti è abituato anche a fare provini, diciamo, ai ragazzi, visto che poi facendo l'esperienza di professore, di insegnante al centro sperimentale, hai più il termometro anche di com'è il rapporto tra la passione e poi la capacità reale di misurarsi con una scena, con una telecamera. Che impressione hai avuto da questi ragazzi? Ho sentito che su qualcuno sei intervenuto molto, hai dato dei consigli, insomma anche in maniera molto personalizzata su alcuni. Sì, perché la voglia che ti viene poi quando lavori con le persone così interessanti, mediamente interessanti, è quella proprio di correggere, quindi più volte li vedi, come dire, a un metro dal traguardo, a volte a un chilometro, a volte da un centimetro, hai sempre voglia di percorrere con loro quella distanza che c'è tra quello che loro avevano in mente e quello che è uscito fuori. E spesso sono due cose diverse, no? In generale, rapporto ragazzi-ragazze, che ti è sembrato? C'è stata una gestione abbastanza pari delle... Sì, mi sembra di sì, non ci faccio molto caso. No, la cosa invece che voglio dire è ringraziare tutte queste persone che sono qui, quelle che non ci sono, perché è un privilegio gigantesco quello di stare 3-4 pomeriggi seduti sul divano e vedere passare di fronte a sé degli esseri umani che sono preparati, che hanno delle speranze, che vogliono farsi vedere, non si vergognano. O anche se si vergognano, se lo dimenticano per 5 minuti, e che hanno la fiducia di raccontarsi una storia. E questo io credo che sia uno dei lavori più belli del mondo, e si crea una relazione anche brevemente in cui tu capisci quella persona cosa vuole dire, certe volte al di là delle parole, al di là degli atteggiamenti, ed è credo il regalo più grande che il nostro mestiere ci fa, quello di esseri umani che ti danno fiducia e che ti si mettono in mano per... Certo, siamo dovuti andare anche molto veloci, l'ultimo giorno era 3 minuti, se qualcuno faceva il provino in un minuto e mezzo cercavamo di dare un consiglio, però i giorni in cui siamo stati più tranquilli è stato molto bello, perché abbiamo cercato di dare qualche indicazione, e devo dire che è il grande piacere di questo mestiere. Sei stato un po' severo con qualcuno, un po' più tagliente, ma faccio piangere molto gente. Esatto, piangere.